Non ho mai voluto trasferirmi a Milano, cosa che per il lavoro sarebbe stata forse vantaggiosa, proprio perché c'è un'ispirazione tra questa terra e il mio lavoro. In questo momento siamo qui a Malchina in una bellissima scuderia e qui risiede il mio fantastico amico Johnstown, cavallo irlandese di 16 anni che io adoro e quindi il legame è già molto forte. Però poi questa terra effettivamente posso dire che mi ispira, cioè che mi fa stare bene, quindi qui è più facile creare, inventare storie. Ci sono dei paesaggi fantastici descritti da questo libro bellissimo che si chiama Il Gesso dei Fabiani, che io consiglio, dove sono descritti i luoghi nell'Ottocento, quando Trieste era sotto gli Asburgo e quando Trieste aveva raggiunto il massimo della sua floridezza, diciamo. Ed ancora girando a cavallo per questi luoghi si vede che rimane questa pace, questo, nonostante siano successe poi tante cose. Io penso che tutti i paesi del Carso siano bellissimi, cioè uno per uno, cioè proprio tutti, però poi c'è questo sentiero Rilke che io consiglio, e poi c'è anche il castello di Duino, e un po' più in là la grotta gigante, poi ci sono tante passeggiate da fare, ma è tutto molto bello. Di solito i miei personaggi sono completamente inventati, però ce n'è uno che è appunto un cavallo che si chiama Allumè, che assolutamente deriva dal vero Allumè, che è stato il primo cavallo che ho avuto, e ho fatto la storia pensando proprio a lui, cioè ho trasformato in una storia per bambini quella che era la storia di Allumè, cioè un cavallo anziano che aveva fatto delle gare da giovane e che poi sarebbe finito magari forse se non finiva da me, chissà dove finiva, che però comunque con me faceva finta di fare il gran cavallo ancora, perché io non gareggio, però aveva questo carattere, gli piaceva fare le cose, per cui nella storia ci sono tutti gli animali, la gallina e le galline, le oche, che si occupano di lui, che lo trattano come se fosse appunto un grande campione.